L'Aquila si candida ad ospitare i mondiali master di atletica leggera nel 2022 dal 16 al 31 luglio. Il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci ha raccolto l'invito lanciato dall'ex atleta a capo del comitato promotore Gianni Lolli che ha messo in moto tutta la macchina organizzativa e regione, alla presenza tra gli altri dell'assessore allo sport Silvio Paolucci, si è riconfermato l'impegno anche economico a supportare la candidatura. Eh, io cerco di trasmettere tutto l'entusiasmo perché ho capito fino in fondo le opportunità che possono nascere da questo evento. Un evento che vedrà l'Aquila, se a settembre sapremo, saremo scelti e ci sono tutti i presupposti, eh, come luogo che può ospitare questa manifestazione, sarà un momento indimenticabile per tutto il territorio e per la Regione Abruzzo. Pensate soltanto che l'Aquila, insieme alla città di Tampere, è candidata della Finlandia eh, per essere scelta per i mondiali 2022 del Master di Atletica. Con la commissione che è arrivata già da, da due giorni, abbiamo uh, visionato gli impianti, continueremo a vedere alcune cose, abbiamo discusso su tutte le possibilità, sono rimasti entusiasti di due o tre, due o tre ambienti eh, eccezionali che ci sono e, e che, che mi hanno addirittura detto magari avessimo questo a Malaga per esempio. Allora Malaga sarà un punto importante, l'impegno però vorrei ancora un impegno ancora più profuso da parte del Comune che un po' nicchia ma ha sempre i problemi economici, ma sono sicuro che grazie a Pierpaolo questo impegno e questa interazione fra le parti sarà sicuramente eccezionale. L'Aquila, in caso di scelta, ospiterebbe circa 9.000 atleti ai quali si aggiungerebbero membri dello staff, accompagnatori, le famiglie, con tutti i benefici economici che questa grande manifestazione potrà riportare al territorio intero. In città, in questi giorni, anche i membri della commissione internazionale presenti in conferenza a stampa hanno visitato gli impianti sportivi cittadini per valutare la congruità. A settembre si deciderà. L'Aquila e Lizza con Göteborg in Svezia e con Tampere in Finlandia. L'assessore Paolucci ha parlato anche di impegno economico: 30.000 euro per sostenere la candidatura, altri 300-400.000 euro nei prossimi anni in caso di scelta.